Cascata delle Passere. Nono episodio. Sconvolta dalla morte del marito, Fernanda Garganelli, distrutta dal dolore, chiama la sua fidata domestica Consuelo e le affida l'organizzazione del catering per il funerale. Padrona, certo, non si preoccupi, penserò tutto io. Piuttosto desidera qualche cosa ora. Oh, cara, grazie. Sei così gentile come sempre, guarda. No, preferisco chiudermi in camera a raccolta del mio dolore. Pensavo avere il banchetto, senti. Qualcosa non di troppo sofisticato, sai? Camillo era proprio un'anima bella, semplice. Le va bene, se il contatto al servizio catering di Spizzico, il signor amava tanto la pizza di quel locale, avrebbe sicuramente gradito. Guarda, cara, sei sempre così arguta, tesoro. Grazie ancora. Ora fuggo a rannicchiarvi sotto le coperte come una coniglia inumidita dalla pioggia. Ciao, cara. Avremo la necessità di un servizio catering per un funerale domani alle 17. Oh sì, se lo fa, un attimo che io passo con le gamie che si occupa di solito queste fregnacce. A maggiorare, qua un attimo che c'è sta un'extra comunitaria che te vuole. Arrivo subito, Fede! Pronto? Buongiorno, sono Consuelo. Avremo bisogno di far capitare a Villa Fertoni domani per le 17. 50 tranci di pizza, 10 vassoi di salatini, sottaceti, una decina di bottiglie di spumante e ci metto pure una dozzina di marmite di patate fritte. Certamente, signorina Consuelo, però mi deve scusare. Con le unghie lunghe che mi ritrovo, faccio fatica a impugnare la penna al primo tentativo. Così non ho fatto in tempo da puntare quanti tranci di pizza vuole. 50, signor. Margherita, perché la padrona ha problemi di stomaco e non digerisce condimenti. Verone faccia uno al tonno, peperoni, prosciutto e ananas anche per me, perché c'ho lo stomaco d'amianto io. Perfetto, signorina Consuelo. Sarò lì personalmente domani alle 16:30 per arricchire tutto quanto. Arrivederci. L'indomani, durante la toccante commemorazione, la commozione nel locale che Fernanda Garganelli ha adibito come camera ardente è tale che tutti i presenti affogano il loro dolore nel cibo. Grazie per essere venuta. Mi ha fatto piacere aver incrociato il tuo sguardo in questo momento così difficile per me. Mami, hai visto quanta gente che c'è qua a ricordare il papi? Ma ti senti bene? Ti vedo di un colorito verdastro. Nani. No, Nani. No. Mi sento come un singulto risalire dalla bocca dello stomaco che mi percorre sull'esofago. La faringe. La laringe. Tu, Nani, è già qui. Nono episodio.